Thank you.
Se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con il medesimo sentire e con la stessa carità. Signore, non si esalta il mio cuore, nei miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Signore, sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Tema bellissimo che in questo giorno deve risuonare nei cuori, nelle volontà di tutti. Oggi è la giornata dell'unità nazionale. La nostra patria ha bisogno di unità, di solidarietà, di comunione. E questo si deve realizzare proprio attraverso un atteggiamento di accoglienza vicendevole nella difesa della democrazia, nella difesa dei diritti. Se lo dà Gesù Cristo. Per l'unità della nostra patria, perché l'Italia è unita dalle Alpi alla Sicilia, anche con il sacrificio di tanti nostri fratelli, di ogni persona pregiamo. I caduti di tutte le guerre e delle varie missioni di pace.
piace la vergogna. Buongiorno a tutti e benvenuti. Un caloroso saluto alle autorità civili, militari e religiosi, ai rappresentanti delle forze armate, delle forze dell'ordine, ai presidenti dei sodalizi e del Circolo Unione, dell'Associazione dell'Arma dei Carabinieri, ai dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e a tutti i cittadini intervenuti. Permettetemi un caloroso abbraccio e saluto ai numerosi soci dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della sezione di Mistretta, o avendo la fortuna di ritornare a casa e riabbracciare i propri cari. Come ogni anno tutti quanti siamo chiamati solennemente, come sempre da oltre un secolo, alla celebrazione del 4 novembre, 105° anniversario della vittoria, festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. È proprio nelle scuole che la nostra associazione non ha fatto e non farà mai mancare la presenza, incontrando i ragazzi. Questo deve essere un impegno solenne per far udire con maggiore impeto la nostra voce, la voce dei combattenti e della nostra associazione, per ribadire che questa data deve essere degnamente e solennemente celebrata, per rinsaldare i valori che devono riempire le nostre azioni di tutti i giorni, nel ricordo del passato, ma auspicando particolarmente una pace duratura per tutta l'umanità, spegnendo i focolai di guerra poco lontano da noi. Questo ci sembra il modo più giusto ed attuale per ricordare tale ricorrenza, tributando un doveroso e commosso omaggio a quanti, fedeli al tricolore, sacrificarono la loro giovane esistenza agli ideali di amor di patria, di indipendenza, di libertà e di democrazia, e quanti nelle forze armate mettono ogni giorno in pericolo la loro vita a presidio e difesa della nostra Carta Costituzionale. Il 4 novembre celebra il nostro profondo legame con il passato che è ancora vivo in tutti noi e che con il nostro comportamento e la nostra voce sia un'espressione dei valori combattentistici quale la memoria, la patria, la libertà e la nostra bandiera. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Prego. Celebrato il centenario della istituzione del 4 novembre, festa nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Sono passati 100 anni
ancora 102 e questa festa è ancora, questa ricorrenza nel cuore di tutti gli italiani, perché nella stessa giornata si festeggia e si onorano i caduti della prima guerra mondiale e si onorano e si ringraziano le forze armate che a quell'epoca hanno fatto sì che l'Italia si potesse riunificare a costo della propria vita e che tuttora continuano a mantenere la pace in Italia. E molti di questi nomi, quando sono morti, avevano appena 18 anni, erano i ragazzi del 99. E dopo la sconfitta, la disfatta di Caporetto nel 1917, nel 1918 ci fu la grande riscossa alla vittoria della guerra. Parteciparono i ragazzi di 18 anni. Mio nonno a 18 anni fu chiamato a partecipare alla prima guerra mondiale. L'altro mio nonno a 40 anni lasciava 4 figli e è stato chiamato a partecipare alla prima guerra mondiale. Quindi uno di 18 anni, l'altro di 40 anni. Immaginate che sforzo umano, bellico, ha fatto la nostra patria per poter rappresentare e costituire l'unità nazionale verso le forze armate, simbolo di professionalità, di tecnologia, ma anche di abnegazione agli interessi dello Stato e della patria. Ora, io in questa ricorrenza, in questo momento, che apparentemente di pace, ma non è di pace, ma è di guerra, con la guerra alle porte, speriamo che si fermi lì, con il nome della collettività del Trentese, rappresentare il signor Capitano, che qui rappresenta la massima autorità delle forze armate in questa città, formulare i nostri ringraziamenti, la nostra riconoscenza per quello che le forze armate fanno in giro per il mondo, tenendo alto i valori dell'Italia. Grazie, viva l'Italia. Che ormai nel tuo grembo di eternità e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal tuo amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme, senza confini di popoli, alleanze, religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli, caduti in guerra ma caduti nelle tue grandi braccia, dove è la pace vera, per la quale essi hanno lottato e che ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Amen. Adesso diamo voce ai bambini e agli alunni delle quinte elementari che faranno delle letture. Sappiate che oggi questi ragazzi, bambini, così come l'iniziativa dell'Associazione Nazionale Combattenti Eretici, sono stati tesserati, la tessera giovani, a soci dell'associazione. Hanno partecipato al convegno con il professore Cuba, lo ringrazio, sono stato accompagnato, ringrazio, dalla maestra Enza Pacino, dalla maestra Enza Stella, sono le due quinte elementari dell'Istituto Tommaso Amessa. Quindi adesso diamo parola a loro, che sono soci della nostra associazione e che hanno dato i combattenti questa giornata di ricordo. Giornata delle Forze Armate. Il 4 novembre è un giorno importante per la storia d'Italia. Si celebra in questa data l'armistizio che nel 1918 pose fine alla guerra tra l'Italia e l'Austria-Ungheria. Questa celebrazione ha un valore altissimo e non serve per ricordare una vittoria, ma per esaltare il valore della pace e il sacrificio di tutti coloro che hanno dato la vita per vivere in un mondo pacificato. Dopo mesi e mesi di guerra, il 4 novembre del 1918, il Comando Supremo dell'Esercito Italiano diede l'annuncio ufficiale della fine delle ostilità,
lo fece con questo testo, chiamato Bollettino della Vittoria. Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che, sotto la sua guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano, conto 73 divisioni austro-ungariche, è finita. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Diaz. Una poesia per non dimenticare e per riflettere. Sorridere alla vita. Sono andato soldato per difendere una patria che ho sempre amato. Al fronte, uomini e giovani combattevano per un fine, per un ideale. Vite spezzate, vite distrutte. Anch'io ho pianto e sparato, amato e odiato. Era giovane, fiero e bello, ma sono tornato stanco e faticato. Un bacio in fronte a mamma che mi aspettava e un bacio appassionato all'amore che non mi ha lasciato. Giulia, alzando gli occhi al cielo, mi dice, è arrivata fin la pace. Pace sì, ma la guerra mi ha lasciato il ricordo di chi se n'è andato. Non vorrei dimenticare, girare le spalle, ma ormai sono un uomo visto. Sorridere devo alla vita, aprire gli occhi e andare avanti, Battista Garufino. Il 4 novembre. Sicuramente, andando a scuola, molti ragazzi saranno passati vicino al monumento dei caduti, presenti in ogni piazza d'Italia, ma non avranno notato l'anno di morte di molti dei nominativi scolpiti sulla pietra. 1915, 1916, 1917, 1918. Gli anni della Prima Guerra Mondiale. Questa data, 4 novembre 1918, è stata fino a 45 anni fa una delle feste più importanti d'Italia, tanto da stare a casa o da scuola. Oggi si va in aula e si celebra con i maestri e i professori perché è l'anniversario della vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. È la giornata dedicata all'unità nazionale e alle forze armate. Perché si celebra oggi? La data ricorda il giorno in cui nel 1918 entrò in vigore l'armistizio di Villa Giusti, che però era stato firmato il giorno prima, quindi il 3 novembre 1918. Con questo armistizio, ovvero un accordo che prese il nome dalla villa a Padova dove avvenne la firma, l'impero austro-ungarico riconosceva la sconfitta della guerra e concedeva all'Italia, tra le altre cose, i territori di Trento e Trieste. Questo documento di fatto sancì la fine della Prima Guerra Mondiale per il nostro paese. La festa è stata istituita nel 1919. Nel 1922, poco dopo la marcia su Roma dei fascisti, la festa cambiò nome in anniversario della vittoria per celebrare la potenza militare dell'Italia. Guerra, sono caduti per la nostra terra. Signore, prenditeli accanto a voi. Sono d'Italia, i puri eroi. Hanno sofferto tanto dolore, a loro pace, date Signore.